bello è stare nella propria casa, seduti. Il sole entra senza sforzo dalla finestra e batte sui mobili con la caratteristica quiete delle ore 14. Anche la porta esterna è chiusa, come se fossero usciti tutti. I passi che ogni tanto si sentono nell'altra stanza sono ben conosciuti, non danno apprensione. Per di più, sfidando il regolamento, abbiamo staccato la cornetta del telefono. Come in una fortezza siamo, dove non entrano che gli uomini di guardia con le parole d'ordine. Voglio dire appunto il sole, il canto degli uccelli sui platani del viale, il brusio della città che giace intorno. Isola. Tutto è disposto secondo i desideri. Nessuno verrà a disturbarci. Dunque accomodiamoci sulla poltrona col libro in mano, accavalliamo le gambe per stare ancora più comodi, accendiamo una sigaretta. Su allora, tranquillità o spensieratezza, o gioia o felicità, o come preferisci chiamarti. Vieni, è l'ora giusta. Vieni dunque. Perché non vieni? Chi è entrato? Chi è venuto a rovinare tutto? Non era stata chiusa la porta? Quale porta? Credevi che bastasse sprangare la porta di legno che dà sulle scale? Era la meno importante, caro mio, per difenderti. Chi viene a rovinarti la domenica non ha bisogno di suonare il campanello o di introdurre la chiave nella toppa, neppure di entrare nella tua stanza o di toccarti la spalla per farti voltare. Hai per caso porte che si possono chiudere dentro di te? Hai provveduto in questo senso? E allora? Puoi fermarli i ricordi che tornano? Degli anni perduti, voglio dire, delle persone care che non ci sono più o che ti hanno dimenticato? E la morte? Dice niente? Non l'avevi calcolata? Essa continua a salire dentro di te. Anche se in tutto il corpo non ci fosse neanche una cellula guasta, ugualmente lei avanzerebbe. Dal giorno che sei nato, ti sta risalendo millimetro per millimetro. Tu non ci pensi, è vero, per il momento te ne sei completamente dimenticato, eppure quando ti sembra che manchi appena un respiro, una distanza impercettibile, meno di un passo per essere felice, e là ti impunti, e più avanti non vai né riesci a capire perché, questo infinitesimo intervallo è pur sempre lei, la morte. E tu puoi fuggire per oceani o per monti, te la terrai sempre chiusa dentro e, odiandola sopra ogni altra cosa, la nutrirai di te giorno e notte. Mai ci fu madre altrettanto premurosa col suo bambino. Benvenuto sul mio canale. Se non sei ancora iscritto, ti prego di farlo subito. Attiva anche la campanella per essere informato ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Grazie.